insomma, un centimetro a far tirare fuori tutto, dialogo, musica, eccetera. Era la possibilità di avere tempo, passione e andare a cercare pelo nell'uovo, proprio anche nel doppiaggio, perché era difficile il doppiaggio. La presa, la giunta in diretta senza fare troppi sprechi, tutte queste cose ci hanno dato un po' di notorietà. Abbiamo vinto tanti premi nazionali, 42 o 43 non ricordo bene, e il nome De Orte è andato in tutta Italia. Ho ritrovato una lettera che ci ha scritto un signore di Prato, che gestiva la televisione di Prato, invitandoci a portare quei lavori che avrebbero poi proiettato per tutta la Toscana. Insomma, in quel periodo abbiamo avuto un bel successo. E ancora oggi, rivedendo queste cose, è quasi emozionanti diventano. Quando beltà splendea. Ma io non sono stato bello nemmeno da giovane.